un partito democratico a porte aperte, un partito democratico moderno, tecnologico, innovatore, trasparente e al passo con i tempi. E questo è quello di cui c'è bisogno per andare avanti, per essere all'altezza delle sfide non solo del futuro ma anche quelle del presente che spesso ci hanno trovato impreparati. Quindi noi dobbiamo armarci di nuove competenze, di nuove energie, di nuova passione anche da parte di chi è rimasto ai margini o chi è stato relegato ai margini del Partito Democratico perché attanagliato da un partito di dirigenti troppo chiuso e troppo arroccato nelle sue posizioni. Quindi con nuova linfa, con nuovi contributi all'interno di un Partito Democratico a porte aperte, secondo me possiamo veramente ripartire. Questa è la mia idea, oggi la presentiamo e ci saranno sicuramente ottimi contributi da parte di tutti. Io a questo punto passo la parola sicuramente al primo cittadino di Falerna, Giovanni Costanzo, per un suo saluto. Prego. Allora, grazie Leonilda e grazie soprattutto all'onorevole Sanzare. Allora, io alle primarie, che speriamo che in fretta ci faranno votare, darò il mio voto a Francesco Boccia. Questo perché? Sia perché sto apprezzando molto le uscite e come è determinato nell'aggredire, diciamo, le situazioni che stanno emergendo, e anche perché sta facendo una sua campagna molto molto chiara, molto trasparente, fuori da alcuni schemi vecchi, no? Nel senso che Boccia è così come lo vediamo, nel senso che non ha alle spalle o da sopra qualcuno che l'ha investito, cioè non è un prestanome, no? Non è un prestanome in questo momento, non è un portavoce di qualcun altro. E lui con le sue idee, che ogni tanto possono, diciamo, essere più avvicinabili, alle volte di meno. Quello che voglio dire io qual è? Che in effetti anche oggi, voglio dire, no? Per chi fa politica, diciamo, a Falerno da un po' di anni, e qua ce ne siamo di quelli vecchi, io, c'è Franco e ci sono altri, no? Voglio dire, già 15 anni fa, in queste riunioni avremmo avuto, diciamo, le 300 persone, le 200. C'è un momento, diciamo, di grande difficoltà, per non dire di tragedia, di catastrofe, da cui dobbiamo cercare di capire come uscire. L'ultima volta che ci siamo visti qua dentro è quando abbiamo ospitato l'onorevole Viscomi, che era il nostro rappresentante, diciamo, della lista. Allora, Falerno, onorevole Boccia, è un paese un po' particolare, nel senso che dal 1983 nelle amministrazioni comunali, diciamo, quello che era il PC, poi è diventato PDS, poi è diventato PD, ma ininterrottamente riesce a vincere le comunali, anche se andiamo a vedere poi il voto nazionale, purtroppo è tutto il contrario, no? Stranamente siamo in un paese che quando ci sono le nazionali si spinge verso il centrodestra. Raramente, qualcuno di voi, poi siete tutti amanti di statistica, sa che ci sono state delle piccole eccezioni, le europee dell'altra volta e così, ma di fatto è un paese dove quello che c'era del PC, che poi si è unito anche con il meglio della cultura del dopoguerra democristiana, qua vedo io, diciamo, la famiglia Ciranni che è nell'emblema, però anche siamo riusciti, diciamo, a tenere questo comune. A livello però di partito siamo stati sempre, diciamo, esclusi un po' da tutto, perché siamo molto laici, nel senso che difficilmente ci leghiamo alle fazioni, difficilmente ci siamo legati, cioè abbiamo più o meno subito sempre tutto, abbiamo subito l'epoca dell'antirezzismo, poi del renzismo e via dicendo. Io che cosa mi aspetto però, provo adesso, chiedo scusa se sto prendendo l'abbraccio e via dicendo, però io cosa voglio dire, il momento è difficile, no? Nel senso che io che cosa mi aspetto? Mi aspetto che questa campagna, soprattutto se si affronta come la sta facendo l'onorevole Boccia, deve portare
a marzo ha un coinvolgimento importante per le primarie, quelle lì aperte, e deve darci in fretta un partito che in qualche maniera comincia a riemergere. Io mi aspetto però un partito che abbia sicuramente la forza di archiviare in una maniera serena quello che c'è stato fino adesso. Cioè, voglio dire, noi vogliamo un partito, ma penso di parlare a nome anche di altre persone del circolo, dove la pluralità sia una ricchezza. Però quando poi si fanno le scelte, la critica va bene, ma giocare contro il partito, c'è bisogno di un partito che accompagni questa gente che poi gioca contro alla porta, perché se non si arriva a questo, secondo me, in un momento drammatico, dove da questo momento di caos, che sarà sempre più caotico, non vorremmo che la ricerca poi dell'adulto nella stanza porti a una completa degenerazione del quadro politico italiano, con tutte le nefaste conseguenze che ci saranno. Perciò ha ragione Leonilda, c'è bisogno di un partito, del Partito Democratico, e di un partito democratico che sia da argine, però che sappia anche riuscire a non cannibalizzarsi a vicenda. Io penso che l'odio che c'è, oggi per fortuna non si sente, ma appena ci mettiamo insieme noi di questo partito, si percepisce un odio che non si riesce a percepire. Io ho visto anche Martina, che dopo 2 anni, la cosa più incisiva, sembra che si sia svegliato, cioè non è riuscito con la stessa determinazione a fare opposizione quanto a Zingaretti gli ha detto: ah, ma tu alla terza media, quando io facevo la terza media, tu facevi già politica. Cioè, proprio anche veloce nell'attacco, sembra che l'unica sveglia che ci viene è quando dobbiamo giocarcelo uno contro l'altro, quando invece dobbiamo in qualche maniera, perché io non ho mai voluto etichette, c'è qualcuno che mi conosce, non sono stato né, io provengo dal PC, perciò, ma questo non vuol dire che poi non abbiamo anche saputo sostenere Renzi e abbiamo cercato di non bruciare in qualche maniera quello che si stava facendo, perché parliamoci chiaro, ormai è questa, cioè un governo sufficiente, appena sufficiente, quelli più generosi possono dire buono, sarà visto fra 10 anni rispetto a quello che abbiamo come l'età dell'oro. Perciò tocca anche a noi, appena si chiude questa fase, cominciare a dire: in ogni caso siamo stati più capaci di quelli che ci sono adesso, e votateci perché in futuro saremo più capaci. Perché purtroppo ci vorrà molto più tempo in Italia rispetto a quello che potremmo vedere in America, in Germania, ma un partito che sappia coniugare i diritti civili e i diritti sociali è più complicato da proporre in Italia. Primo, perché noi abbiamo sempre visto, quando eravamo, diciamo, del PC molto ideologici, abbiamo visto sempre il diritto civile appannaggio del partito dei ricchi. Perciò trovarci oggi in un partito che qualche volta si sposta ha creato dei cortocircuiti. Probabilmente ci vorrà più tempo, perché ancora un mix etnico della nostra popolazione porta ancora a far sì che la miniera dell'immigrato porti, diciamo, molto consenso alla parte contro di noi. È chiaro che il mio sogno è quello che si arrivi a un partito liberal socialista, in qualche maniera, che sappia fare tutti e due. Abbiamo avuto sempre il problema di attaccare il nemico sbagliato, noi, no? Cioè, mentre attaccavamo la Democrazia Cristiana, non ci siamo accorti che Berlusconi stava prendendo il potere. Attaccavamo Berlusconi e intanto ci hanno fottuto i 5 Stelle. Oggi è chiaro che il nemico è e sarà Salvini, però è normale che dobbiamo fare in modo che scompaia questa anomalia devastante dei 5 Stelle. Perché se no non ce la possiamo, perché un movimento che è riuscito a prendere a sinistra e a fare questa cosa nefasta di portare questi voti direttamente a destra, chiaramente deve svuotarsi. E immagino che oggi, ma sia Boccia, ma devo dire anche Zingaretti, pensare che andiamo verso non un leader, diciamo, solo, ma andare verso un segretario, perché poi di questo si tratta. Cioè, io ricordo che c'era Fassino che faceva il segretario, cioè il mediatore, perché è inutile,
Oggi se non ripartiamo da una mediazione, rimettiamo insieme tutte quelle che sono le sensibilità, come siamo abituati a fare del nostro partito, si va poco lontano. Dopodiché da lì, avendo finalmente un segretario, perché io penso che oggi l'accusa che ci fanno di avere dei candidati, diciamo, poco leader e molto portati a fare il segretario è una cosa, diciamo, importante, e da lì bisogna ripartire. E sicuramente bisogna essere d'argine. Dopodiché dobbiamo augurarci che anche in Italia, non dobbiamo vederla come una cosa sbagliata, nasca qualcosa di nuovo. Penso che questi voti dei 5 Stelle, ce lo possiamo dire con franchezza, non torneranno in buona parte verso di noi se siamo questi. C'è bisogno, dobbiamo vedere con, non che io li voterei, però sicuramente augurarci la nascita di qualcosa a sinistra, magari non dispersiva come si è visto fino adesso, che sappia in qualche maniera riprendersi un po' di quei voti, e anche auspicare, se non siamo autosufficienti noi, qualcosa che possa nascere di centrista vicino, potrebbe portare forse un giorno a rivincere le nazionali, se no c'è poca strada per poter arrivare a rivincere. L'avete visto come funziona oggi la nuova legge elettorale? Tra i collegi e il proporzionale, se non sei maggioranza nei collegi, non vinci più. E siccome Salvini è riuscito a prendere la destra sociale e la destra liberista e l'ha coniugata, sta aspettando solo la fine biologica di Berlusconi per fare il cappotto, che forse almeno da quella parte politica, noi dall'altra non so se siamo in grado di racchiudere questi bisogni in un contenitore. Perciò io voglio dire, lo auspico, anche perché ho l'impressione che mentre tutte le catastrofi che stanno creando, che sono devastanti, alla fine se non succede qualcosa di economico, Salvini riuscirà in qualche maniera a tamponare, no? Anche perché lui, a differenza di Renzi, che ha dato questi 80 euro e poi ciao Renzi, lui non sta dando nulla, però sta promettendo, come dire, non vi ho tolto la Fornero, però è l'inizio, continuate a votarmi che poi continuerò. Il regalo incredibile che ha fatto a pochi con questa tassazione allucinante, che tanti problemi, l'onorevole lo spiegava, poi lui è anche un esperto commercialista, sto fatto che oggi paghi una tassa, però solo l'anno dopo si vede se ci rientravi, se non ci restituisci, però anche lì, quello che invece speriamo continuerà a squagliarsi sono questi 5 Stelle, anche perché avete visto che questo reddito di cittadinanza era come pensavamo noi, è un aiuto giusto, come deve fare ogni governo, ai poveri, che però purtroppo quando arriveranno scopriranno che forse sono un po' meno poveri, ma sempre poveri saranno, a meno che non si dà la possibilità vera di entrare in un meccanismo. E anche l'altra forma di aiuto al lavoro è sempre un aiuto di sostegno nella ricerca di un lavoro che difficilmente arriverà, visto che hanno sbagliato la manovra. La promessa che sto ragazzo, diciamo, meridionale, che era uno scienziato, che però non si è laureato per il cattivo Stato, che non riesce a dargli che è un lavoro marginale, sottopagato, questa promessa che gli è stata fatta di renderlo libero e di dargli sto stipendio universale, non ci sarà. Non essendoci, ed era questa la promessa, penso che i 5 Stelle, già lo state vedendo, che stanno tornando molto indietro, diciamo, e noi dobbiamo riprenderci i nostri spazi. Sono contento che grazie all'onorevole, era da mesi che non ci si riuniva più, no? Sì, non ci si riuniva, ricominciamo a vedersi, e bisogna che in qualche maniera riprendiamo anche noi la nostra voglia di entrare in gioco. Perciò in bocca al lupo all'onorevole. E grazie veramente per essere venuto, ma c'è uno staff, io ho fatto delle chiacchiere con Alessia, con Francesco, molto giovane, dinamico, e noi per quello che ci può riguardare
purtroppo noi siamo uno di quei paesi dove poi un po' la politica si appiattisce, perché siamo l'amministrazione, poi si fa difficoltà a tenerla sempre staccata dal partito, però per quello che ci riguarda, con quel po' di credibilità che abbiamo anche nel circondario, io per la terza volta sono stato di nuovo votato consigliere provinciale qua nella provincia, per quanto riguarda anche i circoli vicini e via dicendo, cercheremo di portare questo elemento, diciamo, di laicità che ti porti nel nostro partito, perché è chiaro che andiamo ormai verso quello, andiamo verso un partito che torna a cercare di coniugare anche opinioni certe volte diverse, ma tenerle dentro, anche perché fuori da questo argine che stiamo creando non c'è speranza alcuna di bloccare questo declino e questa deriva. Grazie ancora. Grazie.